pseudonimi, alcuni hanno i nickname. Nickname sa cos'è? Magari chi, mia madre, il tuo. Nickname è quando uno si inventa un nome. Giovanni, sì, un nomignolo, certe volte taroccato, e ti metti sotto un'altra personalità. Cioè io sono Gabriella, dico che sono Mario, e magari vado a descare un ragazzino, magari cioè, è anche pericolosissimo tra l'altro l'uso, ecco, quindi tutte queste belle tradizioni spontanee, viva l'amore, ma viva l'amore quando si fa l'amore, naturalmente sto parlando nel senso generale, non è. Ecco, adesso invece si fa anche, cioè si fa anche quello con la fotocamera, quindi io mi ringrazio doppiamente, non lo so, io vorrei anche più giovani a sentire queste canzoni perché sono delle tradizioni che... Cioè, questo mi dispiace moltissimo perché sembra una cosa vecchia, invece non è vero, sono più vecchi loro che sono muffiti nelle poltrone con questi tablet, con la vista che si cieca, no? E poi alla fine non hanno un amico, non sei una fidanzata, non sei un fidanzato, non sei... questi messaggi che poi attraverso la musica sono ancora più coinvolgenti per i ragazzi. Cioè, c'è stato uno dei spontanei, no, vabbè, il progetto che avevo fatto col coro, squadra per carino, avevo messo sopra 110 bambini, un po' di bambini, però bisogna vedere questi fotogrammi chi si avvicinerà. Chi si avvicinerà al coro? Il progetto è stato una bella realizzazione. Esatto, sì. No, no, è una bella esperienza. Sarebbe molto bello mettere nella scuola. Non sanno neanche cos'è il buon lavoro, non sanno pescare che cos'è l'acqua che raga così, quindi ben vengano queste canzoni, cerchiamo di farle durare nel tempo, di tramandarle, ecco, magari YouTube, Giancarlo grazie che vengono diffuse e mandate, Giancarlo un applauso perché questo è un lavoro. Maledetti talent che illudono i ragazzi con 2 mesi di saper parlare e cantare, non è così. E quindi e anche le tradizioni popolari hanno un senso, anche di altre regioni, perché no? O anche orientali, cioè la conoscenza delle varie realtà e delle culture. Quindi grazie ancora perché questa sera ci avete fatto sentire umani. Ecco, il signore Paolo, poi è stato simpatico. Sì, no, stavo pensando alla pubblicità del mio scalino. Non va bene, allora ancora grazie a questo coro eccezionale, sicuramente ci rivedremo come sempre, in questo spazio bellissimo, magari anche e l'appuntamento per domani sera non mancate, tanto in televisione ci sono solo schifezze qui all'Auto alle 21. Grazie a tutti. Allora, adesso cambiamo leggermente il genere nel senso comunque tema se vogliamo, e cominciamo a parlare d'amore. I vari autori, da Diorio a Petruschi, hanno veramente scritto veramente canzoni bellissime che riguardano l'amore, non sempre il lieto fine, però... Ma è girato il fermo, è un attimo che è da fare la fotografia. Vabbè, però Paolo, se prendiamo da imparare senza quindi amore. Dobbiamo ascoltare del maestro Diorio, Amore Vero. Thank you.
amore se ne va. Grazie a tutti, buonasera.